maglietta di Simba? Che bella. È presa a Siviglia. Puoi parlare, eh? Ah, ho perso la lingua. Buongiorno, ci troviamo nei meandri della Runways. E sono venuta a ritirare, pensavo, due sacchetti per me e per la Frankie con i kit di Parley. Invece scopro che c'è una scatola fashion smolluzzo e io sono in motorino. Il solito disagio, ragazzi. Sì. Ah, ok, sono sacchetti dentro. Scarpe Parley. Queste sono fatte totalmente con plastica riciclata. Cioè, guardate che belle. Plastica riciclata raccolta dagli oceani. Ok, questo è il completino Parley della Frankie. Cerchiamo un sacchetto. Fatto tutto! Ora devo scappare da Sara. Ore 10:01, va bene? Puntuale come un orologio svizzero. Pronta ad allenarmi. Mani da signorina in un'altra vita. Dopo sessione di upper body e addominali, chiudiamo in bellezza con un mini circuito di bicipiti. Mi sono cambiata e ho indossato il completino Parley perché devo andare a fare delle foto per fare il post per la Run for the Oceans. Quindi ora sto aspettando Martina, che sta arrivando insieme alla Vale. Io mi sono messa qui nell'area lounge della Sara e mentre aspetto lavoro dal telefono rispondendo a mail e cercando di gestire un po' di cose. Sono tornata a casa e tra una cosa e l'altra si è fatto tardi, infatti è l'una, quindi l'ora di mangiare. Oggi per pranzo una cosa diversa dal solito, che non mi vedete da davvero davvero tantissimo tempo, penso anni, ed è pasta al ragù fatto da me. Lo so cosa starete pensando, ma è piaciuto persino a Jimmy, abituato al ragù di sua mamma. Quindi adesso vi faccio vedere la ricetta. Allora, ho pensato di farvi un piccolo voice over perché non è proprio immediato. Allora, la ricetta, ovviamente, perché la faccio io, è molto semplice. Faccio il fondo con carote e cipolle. Il rapporto è 1:1:1, cioè per tot chili di carne prendo ugual chili di cipolle e carote. Pelo le carote, le taglio e le metto a bollire insieme alla cipolla. Quando sono morbide le vado a frullare con i mini pimer e qui potete decidere se lasciarla più grossolana come faccio io oppure andare proprio a frullare il tutto e fare una crema. Poi aggiungo la passata di pomodoro e lascio cuocere. Mentre sta cuocendo, dopo che sono passati 3-4 minuti in realtà quasi subito, metto la carne e lì lascio andare. Lascio andare, lascio cuocere la carne dentro il tutto per almeno 3 ore.
Poi chiudo, spengo e lascio raffreddare. Solitamente suddivido il tutto in base al peso del malloppone e dal numero di scatole che ho. Mi raccomando di segnare le scatoline con ciò che contiene e i grammi, così da capire che porzioni sono. Come avete visto, preparo il ragù e poi lo metto in tante scatoline, lo conservo in freezer. Questa mattina io e Jimmy abbiamo deciso di pranzare con pasta ragù, quindi l'ho tirato fuori. Ho notato che ho fatto forse le porzioni un po' troppo grandi, ma a Jimmy, oltre a farci la pasta, piace metterlo sul crostino, eccetera. Quindi lo consumeremo in questi giorni per merenda, insomma. Ora saranno 3-4 giorni di ragù, ragù, ragù. Oggi, stranamente, Jimmy ha deciso di dirmi a che ora precisa torna a casa, così che possiamo pranzare insieme. Quindi ora mi metto i fornelli e preparo la pasta per entrambi. Buon appetito! Allora, questa pasta ragù? Meglio quella di tua mamma. Dai, dai, almeno sul ragù. Dammi una gioia. Molto vicina, molto. No. E patate al forno ancora no? No. Vabbè. Ma la vita non le rifai più. Vabbè, oh, me le bocciate. Quella delle tre volte. Proviamo comunque a farla, ma se... Tornata a casa dal meeting e l'ora di lavoro con le ragazze, se mi seguite su Instagram lo saprete già, ma stiamo organizzando un evento il 30 giugno, quindi se siete di Milano o se volete venire al nostro evento, vi aspettiamo, sarà un evento fitness, yoga, healthy food, quindi assolutamente da non perdere. Io, siccome tra poco devo riuscire... E sapendo che cenerò tardi, voglio fare merenda, una merenda abbastanza consistente perché ho anche fame. Mi faccio un paninetto con tonno, ricotta e rucola. Ci mettiamo anche una fogliolina di basilico. E la ricotta c'è finita tutta. Ho esagerato un pochino con le dosi, quindi questo lo lascio da parte per Jimmy. Per quando torna, lui ha sempre fame dopo il lavoro. Merenda! Io e la mia colazione. Vi diamo il buongiorno! Vi faccio vedere. Praticamente questa è sempre la stessa ricetta che trovate sul mio sito web, quella dei mini pancakes. Oggi ho voluto fare la versione Cowo Chicchi, con crema di mandorle bianche e cioccolato, cocco, kiwi. La mangiamo per cena? Pollo. Bisogna tirarlo fuori. Carne rossa. C'è il mercato oggi. Buongiorno! Allora, so che vi ho appena fatto vedere la colazione, ma in realtà è 1:30 e sto quasi per pranzare. Ieri ho interrotto le comunicazioni perché ho avuto un breve ma intenso viaggetto al pronto soccorso, tranquilli, niente di preoccupante, ma era un pochino di tempo che mi tirava avanti un dolore alla schiena, non capivo la causa, non ho un medico curante qui a Milano, quindi la mia unica soluzione era quella di rivolgermi al pronto soccorso e mi hanno aiutato un sacco, infatti ho capito la causa del mio problema, ho un'infezione alle vie urinarie che adesso cercherò di sistemare. Detto questo, io questa mattina dopo colazione in realtà sono stata al mercato, ho fatto il pieno di frutta, verdura e pesce e poi sono andata al lavoro da Adidas. Oggi ho fatto mezza mattina e adesso appunto sono a casa che mi sto preparando da mangiare. Ho appena finito di tagliare zucchine e peperoni perché sì ragazzi, so che è il terzo video in cui vi faccio vedere questa ricetta, ma ho bisogno di comfort food perché sono un pochino giù. Quindi pasta alle verdure e crema di tofu sia. Solo che questa volta ho un'aggiunta particolare, un'aggiunta speciale, perché ci metterò i pomodori secchi direttamente arrivati dalla Sicilia con furore che la mia follower slash amica Maria Concetta mi ha portato a Rimini Wellness. We'll be right back.
col pomodorino secco e la morte sua. E niente ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di questo video, spero che questo video vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato utile ed interessante. Io ho già cominciato a filmare un nuovo video e penso proprio che uno dei prossimi video riguarderà il tema del meal prep, food prep. Cercherò di darvi tante idee, quindi se non volete perdervi questo video o qualunque altro aggiornamento, mi raccomando iscrivetevi al canale. Lasciate un mi piace, che quello non fa mai male. Soprattutto a me non fa male, anzi mi aiuta a crescere il canale, quindi è sempre molto apprezzato. E basta. Io vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!